Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Allora vi dico fin da subito che questo sarà l'ultimo video dell'anno. Facciamo un recap sulle letture che ho fatto nell'ultimo periodo, ciò che sto leggendo adesso e ovviamente quello che andrò a leggere entro la fine di dicembre, almeno spero. Però insomma dopo ci rivedremo direttamente il nuovo anno. È un periodo in cui sono molto impegnata, qui nel paese dove vivo stiamo preparando il coro di Natale dei bambini e devo dire che insomma la preparazione di questo coro ha richiesto più prove del previsto. Ho avuto le prove del musical di Hercules. Se mi seguite su Instagram sapete che io ho interpretato una delle muse di Hercules nel musical e quindi insomma abbiamo avuto anche questo spettacolo che mi ha portato via tempo ovviamente, e ci stiamo preparando anche per un altro spettacolo che sarà 2 giorni prima di Natale, in cui faremo delle scenette comiche, quindi anche queste prove si aggiungono all'elenco. Ovviamente questo mi porta ad avere molte giornate impegnate. Ho letto quindi un pochino meno, per questo non ho fatto dei video mensili di letture perché non avevo tanto di cui parlare, e in più la sera mi ritrovo spesso ad aver voglia di stare un po' col maritino avendo tante sere impegnate. Quando sono a casa magari guardiamo un film insieme e magari ecco appunto leggo un pochino meno. Comunque non importa, sono qui per parlarvi di ciò che ho letto fino ad ora perché comunque continuo a leggere praticamente ogni giorno, e per farvi anche un riassunto della mia TBR autunnale. Se non l'avete visto ovviamente ve la lascio qui, sono i libri che mi ero proposta di leggere entro Natale e quindi vediamo se ce l'ho fatta oppure no. Cominciamo subito! Comincio col parlarvi delle letture che ho fatto nell'ultimo periodo. Il primo libro che vi mostro è La regina ribelle di Elizabeth Chadwick, il romanzo di Eleonora di Aquitania. Eleonora di Aquitania, una donna che è diventata regina 2 volte, vissuta in Francia intorno al 1100. Allora, questo è un romanzo storico che basa la sua storia interamente su fatti e personaggi realmente accaduti ed esistiti. Quindi questo me l'ha reso chiaramente molto interessante perché io adoro i romanzi storici, in particolare quando i personaggi sono delle persone realmente esistite. Pochi di noi si ricordano di Eleonora di Aquitania, io stessa non sapevo chi fosse perché è un personaggio insomma che appunto fa parte della storia di Francia, ma che magari non rimane così impresso e magari non lo studiamo nemmeno ecco a scuola. La storia narra appunto di Eleonora di Aquitania da quando era una bambina, del suo matrimonio combinato con il re di Francia Luigi e dei loro anni di matrimonio principalmente, quindi come questa coppia all'inizio sia partita con le più buone intenzioni e di come invece i personaggi siano cambiati nel corso della storia a causa di influenze esterne ed interne alla corte e quindi delle decisioni a volte anche catastrofiche e veramente non convenzionali abbia dovuto prendere Eleonora d'Aquitania, che la porteranno poi a diventare regina una seconda volta. Ovviamente non vi svelo nient'altro. Il libro è scritto molto bene, molto dettagliato, devo dire ovviamente quando si parla di romanzi storici, per quanto ci si attenga in maniera totale ad eventi realmente accaduti, è ovvio che un minimo spazio all'immaginazione ci deve essere perché sarebbe completamente, io penso quasi impossibile essere accurati al 100%. Questo però aggiunge diciamo pathos, aggiunge bellezza ad un romanzo, proprio perché appunto non stiamo leggendo un libro di storia ma un romanzo che ci deve anche in qualche maniera accattivare. Quindi l'autrice riesce a farlo benissimo ed ho ammirato tantissimo il fatto che abbia descritto la vita dell'epoca con tantissimi particolari, quindi parlando dei costumi, degli usi, delle tradizioni, delle strade, degli abiti, del cibo, insomma veramente tanti particolari che hanno reso questa storia non solo più avvincente ma proprio più realistica. Mi sembrava veramente di essere nel 1100, quindi questo è un lavoro difficilissimo che non tutti gli autori sanno fare e in questo caso è stato fatto. Quindi insomma, se siete appassionati di storia e avete voglia di scoprire un personaggio storico
molto interessante, una donna intelligente, una donna caparbia, una donna che sa essere intraprendente, ma sa anche quando è il momento di stare al suo posto, una donna che sa agire con astuzia. Insomma, questo è il libro che fa per voi, veramente molto interessante. Il secondo libro che ho letto nell'ultimo periodo è stato Siete pazzi a indossarlo, perché la moda a basso costo avvelena noi e il pianeta, di Elizabeth L. Klein. Allora, questo libro lo volevo leggere da tantissimo tempo, quindi sono strafelice di averlo comprato e di averlo letto. Ero anche convinta che avrei trovato al suo interno molte informazioni che io già avevo, perché come sapete, da quando ho visto il documentario The True Cost ho radicalmente cambiato le mie abitudini di acquisti, ecco, soprattutto per quanto riguarda il vestiario. Quindi è praticamente, credo che sia più di un anno che non compro fast fashion, e spero e credo di non lo farò mai più. E quindi, insomma, mi sono informata tanto sull'argomento, continuo ancora oggi a cercare tante informazioni per rispondere a dei dubbi che mi possono, insomma, sorgere, e quindi pensavo che magari il libro mi avrebbe dato delle informazioni che io già avevo. In realtà non è stato così. Questo libro è stato veramente molto molto interessante, lo dimostra il fatto, ora magari cerco una pagina per farvela vedere, il fatto che io abbia veramente sottolineato tantissimo durante la lettura. E ogni tanto addirittura tornavo indietro per rileggere alcune frasi che avevo sottolineato, per imprimere le informazioni bene nella mia memoria. Il libro ovviamente affronta il tema del fast fashion affrontato da tutti i punti di vista, quindi punto di vista storico, come siamo arrivati a desiderare abiti a basso costo e anche di scarsa qualità, come pensa quindi il consumatore, come si sono mosse le varie aziende che producono vestiti negli anni, e quali sono le decisioni che hanno preso e perché, quali sono gli stati dove vengono acquistati i tessuti, dove vengono lavorati, quali sono diciamo le persone coinvolte all'interno di questo procedimento. Se stiamo tornando indietro, ci sono delle tendenze a ricercare invece vestiti un po' più di qualità. Che fine fanno gli abiti quando non li utilizziamo più e decidiamo di donarli o di regalarli, eccetera? Che ruolo ha la Cina in tutto questo? Insomma, veramente un libro carico di informazioni. Infatti ho impiegato molto tempo a leggerlo, perché volevo andare piano piano, volevo capire bene, volevo veramente essere concentrata, ecco, quando lo leggevo, e è meritato veramente tanto. Un solo lato negativo: il fatto che l'autrice sia americana l'ha spinta ad analizzare in maniera molto approfondita la storia dei cambiamenti all'interno del mondo della moda negli Stati Uniti. Questo ovviamente l'ha portata, a parte a parlare di abitudini e, insomma, diciamo, modi di vivere dei vari anni del 1900 negli Stati Uniti, che magari sono anche un po' diversi da quelli dell'Europa o dell'Italia, ma la porta anche a nominare tanti brand che io non conoscevo, ecco. Quindi non è che la parte non sia interessante, è tutto interessante, però appunto diciamo ci si orienta un po' peggio, perché non riguarda noi, riguarda più gli Stati Uniti. Comunque questo ovviamente è soltanto uno dei capitoli, dei tanti capitoli del libro, quindi non è assolutamente una cosa che mi abbia bloccata in qualche maniera. Per il resto il libro è stato estremamente interessante. Ho scoperto il capitolo della Cina, mi è piaciuto moltissimo, perché fa capire come questo stato sia in realtà diverso dagli altri stati come Bangladesh, India, Vietnam, dove vengono prodotti vestiti. Non che qui non ci sia sfruttamento, ma c'è tutto un meccanismo diverso dietro, che è risultato davvero molto interessante. E mi è piaciuto moltissimo il capitolo sulla beneficenza, tra virgolette, comunque sui vestiti che vengono donati ad enti di beneficenza, di carità, che quindi poi li dovrebbero distribuire a chi ha bisogno, oppure rivenderli a basso costo. Difatti anche qui ho scoperto che i vestiti sono talmente tanti che anche il mercato dell'usato comincia ad essere saturo, e ovviamente questo mi ha fatta pensare, mi ha fatta ragionare ancora di più. Mi sono convinta di quanto sia necessario fare un cambiamento nella nostra mente, nel nostro modo di pensare, per cominciare ad avere meno, più duraturo e più di qualità. Non che questo, insomma, non fosse già impresso nella mia mente, perché come ho detto lo sto facendo da tanto tempo.
tempo. Io lo consiglio, vi consiglio vivamente questo libro se siete interessati all'argomento, se avete anche un minimo di una piccolissima domanda, ecco, su questo, sul fast fashion, su perché smettere di comprare da brand come H&M o Zara o non so, Stradivarius, eccetera. Leggetelo, perché io penso che le persone debbano essere informate. Quando siete informati, potete scegliere consapevolmente, e le scelte consapevoli oggi fanno veramente la differenza. Altro libro che ho letto nell'ultimo periodo è stato Il Signore degli Anelli, La Compagna dell'Anello, il primo volume, che adesso non ho qui con me perché l'ho reso alla mia sorella. Allora, una volta avevo il volume, quello, forse ve lo ricordate, che uscì più o meno quando è uscito il primo film, quindi il volume con tutti e tre i libri del Signore degli Anelli insieme e questa mappa enorme. Purtroppo all'epoca, ero una ragazzina, ho cominciato a leggere Il Signore degli Anelli, non mi piaceva, e quindi negli anni poi il libro credo di averlo rivenduto in un mercatino dell'usato perché ero convinta di non leggerlo mai. Alla fine però è capitata l'occasione di un club del libro, scusate, di un gruppo di lettura su internet, quindi tramite l'ho scoperto tramite Instagram e poi ci siamo sentiti su Telegram, e quindi ho preso il primo volume che in un'edizione che aveva comprato mia sorella, divisa in tre volumini. Niente, non era la versione, diciamo, l'edizione migliore del mondo, perché aveva una copertina olografica orrenda e la mappa era minuscola, però vabbè, quello avevo, e l'ho letto appunto con il gruppo di lettura che ha ideato Simona la Biblionauta, che la trovate sia su YouTube che su Instagram, e ho approfittato perché volevo dare una possibilità, una seconda possibilità a questo libro che la prima volta non mi aveva convinta. Allora, la lettura non è stata semplice, sicuramente mi ha aiutato moltissimo avere un gruppo di lettura, quindi avere delle scadenze, perché ogni settimana avevamo un tot di capitoli da leggere, e questo mi ha aiutato a mantenere il ritmo. Perché ci sono stati dei capitoli che mi sono risultati veramente molto pesanti, molto lenti, carichi di informazioni, di nomi, e alcuni di questi erano appunto noiosi per me. Lo so che potrei dire un'eresia, ma ci sono stati un paio di capitoli che ho fatto veramente fatica ad affrontare, quindi forse se lo avessi letto da sola mi sarei fermata, avrei abbandonato, invece grazie al gruppo di lettura sono andata avanti. Tendenzialmente il libro mi è piaciuto anche grazie al fatto che le altre persone su Telegram scrivevano le loro opinioni, mi facevano notare dei particolari o non so, degli avvenimenti che io sui quali non avevo posto attenzione, che mi hanno fatto ovviamente apprezzare di più la storia. Sicuramente la storia si fa ancora più accattivante e più intrigante nel secondo e nel terzo volume, perché nel primo volume c'è principalmente una panoramica generale della diciamo di questo mondo fantastico che Tolkien ha inventato, e l'inizio di questo viaggio che gli Hobbit intraprendono. Devo dire che l'abilità di Tolkien è chiara in questo libro, nel senso che ha creato veramente un mondo pieno di particolari, una storia intrigante, una storia complessa fatta di tanti personaggi, di un passato, di un presente e di un futuro, quindi insomma un libro veramente veramente bello, veramente ben fatto, ecco, io capisco perché ancora oggi lo si legga e lo si continuerà a leggere veramente per sempre. Questo non toglie che il genere sia totalmente fuori dalla mia comfort zone, quindi ho letto questo libro con piacere, ma non proseguirò con gli altri due perché nonostante appunto la storia mi sia piaciuta, non è il mio genere, quindi un fantasy del genere lo posso leggere appunto una volta, però poi devo assolutamente ritornare sui libri che leggo di solito, quindi per il momento mi sono fermata, spero sicuramente di andare avanti magari in futuro, però per il momento mi fermo. Altro libro che ho letto, e anche in questo caso non ce l'ho perché l'ho letto in ebook, comunque tanto vi lascio sempre l'immagine, è Kitchen di Banana Yoshimoto. Allora, questo non è in realtà un libro, è praticamente un racconto, e narra la storia di una ragazza che non ha più genitori, viveva con i nonni, insomma i nonni muoiono, e quindi lei rimane completamente sola e viene accolta nella casa di un ragazzo che decide appunto di proporle di stare un po' da lui perché lei deve vendere la casa, non riesce più a permettersela essendo sola, e poi perché è talmente triste che insomma ha bisogno del conforto da parte di qualche altro essere umano, e quindi appunto si trasferisce in questa casa e vengono narrate le giornate che lei trascorre in questa casa in compagnia del ragazzo e di sua madre. Non dico altro. Perché si chiama Kitchen? Si chiama Kitchen perché la protagonista riesce a trovare un po' di pace soltanto quando si trova in una cucina, non importa come sia questa cucina, vecchia o nuova, sporca o
disordinata, carica di utensili oppure spoglia, comunque la cucina è il suo rifugio sicuro. Allora, il racconto mi è piaciuto perché si legge molto bene. Paranagi Yoshimoto scrive in maniera molto veloce, senza l'utilizzo di troppe parole riesce comunque a delineare bene spazi, personaggi, situazioni. Non mi ha comunque lasciato dentro qualcosa di enorme, nel senso che essendo l'opera più famosa di Paranagi Yoshimoto mi aspettavo qualcosa di più. Sono andata anche a leggere qualche commento su internet perché non volevo, volevo capire se ero io ad avere qualche problema, e effettivamente ho notato che molti utenti hanno letto il libro, lo hanno apprezzato, ma essendo uno dei primi libri, se non il primo scritto da Paranagi Yoshimoto, notano anche loro la sua giovinezza, il suo essere forse un po' inesperta, e quindi ritengono migliori alcune altre opere scritte più avanti. Sicuramente ho apprezzato tantissimo di questo libro la descrizione della solitudine. Questa ragazza prova una solitudine talmente forte che viene descritta in maniera tale da farcela sentire. Questo suo è sentirsi spersa, sentirsi quasi in una stanza vuota, senza arredamento, dove si sente solo l'eco della sua voce. Non so, io ho avuto questa sensazione. Quindi l'importanza di quanto un piccolo gesto o piccoli gesti da parte anche di uno sconosciuto abbiano un effetto devastante, enorme su di lei e sul suo umore e sulla sua, diciamo, sulla sua tristezza, che piano piano viene alleviata. Questo probabilmente è il grande senso del libro, il fatto che a volte basta veramente poco, basta un'azione che ci faccia sentire a casa. Quindi, per quanto piccola possa essere, perché noi ci sentiamo, cioè nelle nostre case ci sentiamo al sicuro quando svolgiamo delle azioni quotidiane insieme alle persone alle quali vogliamo bene, e questo ci fa sentire al sicuro, e quindi fa capire che a volte per sentirsi al sicuro basta veramente così poco, basta veramente una piccola azione, una mano tesa, che non necessariamente deve fare grandi cose per farci stare bene, basta poco, ecco. Quindi insomma, sono felice di averlo letto, però ovviamente non vedo l'ora di leggere altro di quest'autrice. Che cosa sto leggendo? Sto leggendo Red Girls di Sakuraba Kazuki, un libro che narra la storia di tre donne, nonna, mamma e figlia, raccontate tutte dal punto di vista della figlia e della loro vita, semplicemente. Si parte quindi con la storia di Manyo, quella che poi è la nonna, ecco, di queste generazioni di donne, da quando era una bambina. Lei sicuramente è un personaggio bellissimo, meraviglioso, perché è molto particolare. Prima di tutto è l'unica delle tre ad avere delle premonizioni, quindi questo chiaramente rende la storia ancora più intrigante, perché molto spesso le premonizioni che ha sono su persone che lei magari ancora non ha neppure incontrato, e molto spesso riguardano la morte della persona che vede in una visione. Quindi insomma, delle volte ha delle visioni veramente traumatizzanti che la spingono insomma ad agire in una certa maniera nella sua vita. Viene raccontato la storia di un paesino del Giappone che è sulla costa ed è riparato da delle montagne. Un paese con una fonderia, quindi una grande fabbrica che è quella che dà lavoro praticamente a tutti. È molto interessante vedere come le dinamiche all'interno di questo paese cambino negli anni, col trascorrere degli anni, quindi sia all'interno della fabbrica, gli operai, il mondo del lavoro, il mondo degli adolescenti, quindi dei giovani, lo studio, l'arrivo delle tecnologie da parte dell'Occidente, il fatto che prima ci si ritenesse fortunati a vivere in un paese e lavorare nel paese e invece successivamente si voglia assolutamente andare via, andare nelle grandi città. Insomma, è anche questo a renderlo interessante, il fatto che la storia del Giappone e dei suoi cambiamenti, visti all'interno ovviamente di una piccola cittadina, di un piccolo paese, si rispecchi nella vita dei vari personaggi. Insomma, non so se sono stata chiara, però questo è il senso. Sono a metà del libro, quindi sono a metà della storia della madre, quindi della figlia di Manyo, e niente, il libro mi sta piacendo molto, è scorrevole, scritto molto bene, ha un profumo divino, e veramente, se siete appassionati del Giappone, se siete appassionati di una cultura tanto diversa dalla nostra, ma allo stesso tempo tanto interessante, tanto affascinante, vi consiglio di leggerlo. Bene, siamo arrivati all'ultima parte, ovvero che cosa dovrei leggere entro Natale o almeno entro la fine dell'anno per concludere la mia TBR. Sono rimasti soltanto due libri. Il primo è La casa degli spiriti di Isabel Allende, che col fatto che credo che questo libro
io non so, lo amerò alla follia, me lo sono lasciato per ultimo, come quando ci lasciamo il boccone più buono per la fine. E l'altro è Vita segreta della bambola solitaria di Jean Nathan, anche questo insomma è rimasto ad aspettarmi sullo scaffale. Non so se riuscirò a leggerli entrambi entro la fine dell'anno, ci proverò, perché appunto così posso iniziare l'anno soltanto con libri nuovi che di solito insomma mi arrivano per Natale, o almeno io lo spero. Comunque sono piuttosto soddisfatta, perché se anche dovessi arrivare a gennaio con questi due libri da leggere, sicuramente non sono tanti, e quindi ottimo lavoro Martina. Bene ragazzi, il video finisce qui, è stato un po' lungo, però ho voluto prendermi tutto il tempo che mi serviva per parlarvi dei libri che avevo letto e che ho in lettura, eccetera eccetera. È arrivato il momento quindi di farvi i miei auguri di Natale per il prossimo anno. Vi auguro di trascorrere queste feste con delle persone che vi vogliono bene e con le quali voi state bene, ovviamente non contano i regali, non contano i soldi spesi, quello che conta ovviamente è la compagnia, di mangiare tanto, non importa se ci dovremo mettere tutti a dieta dopo il 6 gennaio, questo non conta, io spero comunque che mangiate tante cose buone, e soprattutto per il prossimo anno l'augurio che vi faccio è quello di fare tante scoperte. Io mi sono resa conto di quanto sia limitante a volte pensare tanto il prossimo anno non mi porterà niente di nuovo, o tanto sono troppo grande per scoprire qualcosa che mi possa ancora sorprendere, o tanto la mia vita è già programmata quindi non ci sarà più niente di nuovo. Non è così, quindi vi auguro di avere una mente aperta in grado di accogliere tutte le bellezze di questo mondo, tutte le novità e tutte le esperienze meravigliose, bellissime, stratosferiche che potete ancora vivere, che potrete vivere fino alla fine dei vostri giorni ovviamente. E vi auguro anche di lavorare su voi stessi, capire che siete dei corpi in continua evoluzione, delle menti in continuo movimento, e c'è sempre qualcosa di più bello che vi aspetta, e quindi non smettere mai di cercare qualcosa di più grande che vi possa rendere più felici. Quindi insomma questo è il mio augurio per voi, e l'augurio che faccio anche a me stessa per il prossimo anno. Quindi noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao!